in collaborazione con Segheria Omizzolo, magistralmente condotta da Jimmy, Eric e Igor, che l'hanno ereditata da papà Tino. Dal 1982 l'azienda vanta un ottimo pacchetto clienti in tutto il nord Italia. Produce materiale da imballo di tutte le dimensioni, con legno di varie specie con trattamento fitosanitario. Casa Ificio Penner. Gusta la differenza. Ci trovi ad Asiago in via Penner e in via Morar. Ti aspettiamo. Rigoni di Asiago. La natura nel cuore. Dopo giorni di piogge intense, la tempesta Vaia ha avuto il suo massimo impatto sul Triveneto il 29 ottobre del 2018. I venti fino a 200 km l'ora e le precipitazioni record hanno causato la caduta di oltre 10 milioni di alberi e danni per quasi 3 miliardi di euro. Il Veneto, la regione più colpita, insieme a Friuli, Venezia Giulia e Trentino. A un anno di distanza siamo tornati negli stessi luoghi per raccontare la rinascita di queste valli ferite, dalle piccole storie agli eventi e manifestazioni correlate. Il destino dei boschi spazzati via dal vento, intanto, rimane ancora sospeso. Il 26 e il 27 ottobre Foza dedica due giornate al lavoro dei boscaioli e ai boschi dell'Altopiano, tesoro nazionale imperdibile, a un anno di distanza dal ciclone Vaia. Ed eccomi col sindaco di Foza, Oro Bruno. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. A un anno di distanza dal ciclone Vaia, qual è lo scenario che si prospetta qui tra le vostre montagne nell'Altopiano? Uno scenario post bellico. Come numeri di situazione sono stati abbattuti circa sulla sua Foza 75.000 metri cubi di legname, stimato ovviamente, quindi certo. Sa molto di più. Mediamente all'anno il comune tagliava 1.200-1.500 metri cubi all'anno, come 62 anni di tagli in una notte sole. E come un lavoro di squadra poi vi siete ritrovati e avete detto: cosa possiamo fare noi per la nostra terra? Sul male e sul bene abbiamo ritrovato il pasco dei vecchi. Vediamo anche il lato positivo, lei mi sta dicendo una cosa bellissima. Quindi dove c'è stata questa desolazione, voi pensate di fare dei pascoli. Oltre al taglio e lo sbosco, ci dovrà essere la portare via tutte quante le seppaie, quindi sassi, movimentazione terra, è una grande difficoltà rifare il pascolo, però vorremmo partire con questo nuovo progetto di aumento dei pascoli per permettere anche ai maghesi di l'aumento dell'uva. Io ho pensato anche, prima il legname aveva un prezzo, adesso è un quinto, del valore. Quindi non è che anche questo nuovo introito comune che avrà sarà tantissimo, verrà destinato sia per la pulizia dei prati, sia per nuove strade, varie cose, però non abbiamo tutti questi fondi. Speriamo che la regione ci aiuti per o piantare o comunque bonificare il territorio. Insomma. Boscaioli, ieri e oggi, con cosa parte questa bella manifestazione? Questa manifestazione è come momento iniziale la conferenza che sarà tenuta da Fabio Ambrosini Bress, che avrà ad oggetto il ciclone Vaia, ad un anno dall'accaduto. Lui è un fotografo, in particolare fa parapendio, quindi ci mostra... Quindi vede dall'alto, ha un punto di vista diverso dal nostro. Decisamente, molto più generale. Infatti anche questa sera ci mostrerà dei video con delle riprese dall'alto del legname abbattuto, delle cataste, dei lavori che proseguono. Naturalmente al congresso presieduto da Fabio Ambrosini Bress non potevano mancare le telecamere di Rete Veneta. Melissa, lo scopo di questa manifestazione? Lo scopo di questa manifestazione è innanzitutto promuovere, come abbiamo detto, il turismo, ma non solo, ripercorrendo le tradizioni e soprattutto la fonte dell'economia, una delle fonti principali della nostra economia, ora appunto quella del lavoro nel bosco. E quindi promuovere patrimonio e addetti ai lavori all'interno appunto dei nostri boschi. Prosegue la manifestazione con una bella cena di beneficenza. Sì, la cena che abbiamo intitolato L'Unione fa la forza. Ma l'Unione fa la forza o l'Unione fa la forza?
L'unione fa sia la forza che Fozza. Cosa si mangia questa sera? Questa sera si mangeranno dei piatti abbastanza tradizionali, quindi hanno pasta all'arrabbiata, della soppressa, del formaggio e della polenta. E quindi i prodotti tipici della montagna che mi fanno già venire l'acquolina in bocca, Il ricavato di questa cena di beneficenza, chi andrà? Il ricavato andrà in parte all'Associazione Epilessia Emilia Romagna e in parte agli istituti scolastici di Fozza. Fa parte di questa manifestazione anche una mostra dedicata in questo museo civico, Museo di Fozza. Sì, questa mostra è stata pensata, studiata proprio in occasione dell'evento Boscaioli Ieri Oggi ed è collocata in forma temporanea al terzo piano di questo museo. Certo, e qui invece siamo al secondo piano. Piano dedicato alla nostra pecora Fozza. Quattro piani del Museo Civico, uno dedicato alla Grande Guerra. Cosa troviamo qui? Sì, qui troviamo la riproduzione di una trincea e scorrono delle immagini che rappresentano la vita sul campo di battaglia. Certo, immagini molto caratteristiche, molto belle, veritiere, però sono proprio interessanti da vedere perché si vedono proprio i soldati come erano vestiti, con cosa mangiavano, il freddo di quegli anni. Si può in parte immedesimarsi nel clima del tempo. Ed eccoci nel piano dedicato alla mostra temporanea Boscaioli Ieri Oggi. Cosa abbiamo qui, Melissa? Qui abbiamo un'esposizione di attrezzature tradizionali e meno tradizionali in coerenza con l'evento che abbiamo pensato. Qui troviamo un sapin, sì? Proseguendo troviamo il ferro de una volta. Qua abbiamo asciona. Asciona. Picasciona. Un balancin. E il balancin. Eh sì, come venivano legati i cavalli. Sì. Le attrezzature per i cavalli, per la lavorazione del bestiame, la manara, la manara di una volta, la motosega, il picon. Qui Melissa cosa abbiamo? Troviamo gli utensili utilizzati da falegnami per la lavorazione del legname, del legno. E il famoso banco del marangon. Esatto. E qui Melissa, il lavoro finito, il lavoro di artigianato locale. Artigianato locale, assolutamente sì. Questi sono i nostri artisti che donano e mostrano temporaneamente appunto le loro opere. E parlando del grande tesoro delle nostre montagne, andiamo a vedere dove e come si lavora. Eccomi con Igor Omizzolo della segheria Omizzolo. Igor, una grande storia di famiglia nata nel 1982, abbiamo detto, ma qual è il successo di questa bella realtà? Beh, secondo noi il successo è anche il continuo investimento. Qui dicevi che reinvestite più dell'80% ogni anno del vostro capitale. Sì. E poi l'altro punto di forza? I miei collaboratori. La vostra produzione parte da questo tipo di legno, che tipo di legno è, che tipo di tronco è questo e poi si amplia come? Noi principalmente lavoriamo l'abete, abete bianco, abete rosso, lo mettiamo sulla sega a tronchi. Sì. E cominciamo a far fette. Avete, si può dire, anche due produzioni, da questi elementi riuscite a ricavare sia gli imballaggi che del ciclato per il riscaldamento. Esatto, noi riscaldiamo la centrale qui di Asiago, cui fa tutto il terzo riscaldamento dell'ospedale, delle scuole. Igor, qui siamo nel cuore dell'azienda, dove viene lavorato il tesoro che ci donano le nostre montagne. Questa macchina è praticamente fa la prima lavorazione del tronco. Arriva il tronco, passa tramite questa fresa, facciamo il materiale di scarto, facciamo il cippato, poi cominciamo a fare tavole o elementi. Beh, le tavole sottili del fianco del tronco vanno su un altro macchinario che le facciamo tutte prismate, tutte di una misura. E l'elemento più centrale del tronco viene ripassato su un altro macchinario. Eccoci Igor in mezzo al materiale finito, eccolo qua. Quanto materiale voi lavorate? All'incirca lavoriamo 40.000 metri cubi all'anno. La segheria Omizzolo a Fozza, una grande storia di famiglia dal 1982.
Nel cuore. Con queste meravigliose sculture io vi saluto e vi do appuntamento alla seconda puntata, sempre qui da Foza, con Boscaioli, Ieri e Oggi. Grazie, buona serata. You've been down this road for far too long. You left your love behind, but still you keep on crawling back despite. In collaborazione con Segheria Omizzolo, magistralmente condotta da Jimmy, Eric e Igor, che l'hanno ereditata da papà Tino. Dal 1982 l'azienda vanta un ottimo pacchetto clienti in tutto il nord Italia. Produce materiale da imballo di tutte le dimensioni, con legno di varie specie con trattamento fitosanitario. Casa Ificio Penner, gusta la differenza. Ci trovi ad Asiago in via Penner e in via Morar. Ti aspettiamo. Rigoni di Asiago, la natura nel cuore.